DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Il gioco, quando accadono cose così importanti come lo scudetto dopo 20 anni o quasi dell'Inter, è cercare anche il conforto di qualche autorevole esperto o appassionato. L'unico tra, diciamo, i tifosi nerazzurri di un certo lignaggio a lavorare alle 10:15 di mattina è Michele Serra. Ma come mai? Buongiorno Michele. Buongiorno, grazie per l'autorevole, insomma, fa sempre piacere. Buongiorno, certo. Sappi che Gad Lerner dorme in questo momento, Severgnini pure, Mentana anche, Ruggeri ronfa della grossa, Aldo, Giovanni e Giacomo sono al primo sonno. Abbiamo trovato te, ma siamo contenti perché insomma... hai dimenticato quasi nessuno. Senti, posso dire che questa storia dell'Inter squadra dei VIP comincia a farmi girare le balle? Bravo, è bravo. Ecco, voglio dire, prima di tutto la parola VIP andrebbe... Sì, eliminata. Fucilato chi la usa, perché sì, racchiude la velina e il premio Nobel nella non va bene, certo, non va bene. No, non va bene. E secondo, l'Inter è una squadra di popolo come tutte le squadre di calcio, quindi... Beh, però a Milano si dice, tu sei bolognese, insomma, magari forse sì, non sei proprio addentro a queste cose, che i tifosi dell'Inter siano i cosiddetti bauscia. Sì, vabbè, è vero che l'Inter ha una origine, diciamo, borghese, nasce come squadra del centro storico, mentre il Milan era la squadra dei cacciaviti. Sì, la squadra degli operai, diciamo, uh-huh, così, ma questo, insomma, poi dopo le cose si rimescolano. È altresì vero che un po' di artisti, di giornalisti, insomma, sono interisti, però ecco, ogni tanto bisognerebbe intervistare un idraulico, giusto, giusto. Ecco. Senti, che stamattina leggevo il tuo bellissimo articolo su Repubblica in cui fai una riflessione molto carina, che è quella che in questo calcio completamente cambiato, in cui la Coppa dei Campioni si chiama Champions League, in Inghilterra c'è la Premier League, in Spagna c'è la Liga e c'è il altri termini, il turnover, per dire, cioè, lo scudetto si chiama sempre scudetto. Sì, sì, è vero, è una parola proprio dell'infanzia, è una parola antica, mi piace molto la parola scudetto, è una parola poco allineata con il nuovo gergo che è pubblicitario, che è, no? Sì, 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 è difficile un po' da vendere forse anche la parola scudetto, no? Sì. Ce lo vedo, lo scudetto da comprare. Sì, sì, Linus ne sa qualcosa in quanto juventino, no Michele? Ma io direi di non infierire. No, assolutamente. No, assolutamente. No, assolutamente. Poi sono un po' per uno, no? Alla fine banalmente funziona così. Senti, quali sono secondo te i giocatori che hanno fatto la differenza? Io mi sento di dire, da tifoso così abbastanza imparziale, Marco Materazzi sopra tutti, e forse insieme a lui l'altro matto, e cioè Zlatan Ibrahimovic. Sì, secondo sì, te? Sì, dico tutti, beh, ovviamente sì. Io aggiungerei anche Stankovic. Secondo me sì, la prima parte abbondante di campionato di Stankovic è stata pazzesca, cioè un ritmo e una precisione da non crederci, insomma, era inevitabile poi che calasse un pochino nel finale, però ecco, metterei anche Stankovic come risorsa in più. A me è piaciuto moltissimo il suo campionato, e poi anche questo portiere brasiliano di cui si parla poco, che mi sembra che abbia fatto pochissimi errori e certo, qualche grande parata, insomma, mi sembra un tipo dai nervi saldi. Senti, ecco, Moratti ha dedicato lo scudetto a Giacinto Facchetti, immagino che tutti quanti siamo d'accordo su questo, no? Ma sì, è come dire, è quasi superfluo dirlo, Facchetti era un uomo del popolo e un principe riuniti in una sola persona, quindi... Senti, una domanda che invece non c'entra niente con il calcio. Questa mattina Repubblica torna in edicola dopo una settimana di assenza. Sì. Il tuo primo articolo dopo questa pausa è dedicato al calcio. Se non ci fosse stata, diciamo, l'emergenza scudetto dell'Inter, di cosa avresti voluto occuparti? Per esempio delle elezioni in Francia? Per esempio del Partito Democratico? O di quella che ha fatto il bagno nudo nella Fontana di Trevi? Per dire, adesso non lo so, non hai detto, no? Tutto un po'. Ma guarda, del Partito Democratico... come dire, sono tra i tanti che assistono perplessi, in attesa di giudizio, cioè non so proprio, non saprei cosa scrivere, se non esprimere appunto tutta la curiosità, ma anche lo sconcerto, insomma, non ho capito ancora come mi sento rispetto a quella cosa, quindi insomma è meglio non scrivere quando si hanno le idee confuse. Certo, soprattutto dopo aver visto Ciriaco De Mita che parlava, insomma, così. Ma perché devi citare proprio Ciriaco? No, per dire, è perfidia, è tra i motivi di perplessità, insomma. Senti, invece del duello Sarkozy-Segolin cosa ne pensi?
Dunque, penso che se la vedranno, penso che sia favorito Sarkozy, penso che Sarkozy abbia un grosso vantaggio, cioè che in questo momento la destra esprime, non so come definirlo altrimenti, uno spirito di comunità che la sinistra non riesce bene ad esprimere, no? Sarkozy quando parla in nome dell'ordine repubblicano, insomma, parla nel nome di qualche cosa che in Francia è molto avvertito. Certo. E quindi ecco, penso che questo dia un leggero vantaggio a Sarkozy. Ségolène Royal è una donna, tra l'altro questo fatto che la chiamiamo Ségolène, insomma, come se fosse anche lei una velina, un pochino è... sì, sì. Ah, la chiamano per nome? Tutti quanti noi tendiamo a chiamarla Ségolène. Sì. Okay. Vorrei che avesse i baffi e la barba, in modo che la si può giudicare per quello che... Certo, per il peso politico e non per la gonna. E non per i tailleur che indossa, certo. Insomma, ecco, quello lì è un po' l'aspetto. Senti, po' Michele, invece tornando al calcio, fosse stata in edicola Repubblica giovedì mattina, avresti scritto un pezzo sulla sconfitta con la Roma? Nel senso, ti è venuta un po' paura? Hai avuto No, mai. Devo dire di no. No, lì è proprio perché non si sa bene di cosa parlare a volte, no? Per riempire i giornali. Ma insomma, insomma, è soltanto una serie, diciamo la caduta di un meteorite avrebbe certo. dire, cioè, insomma, era uno scudetto già stravinto. Purtroppo non c'è stato non il meteorite. Purtroppo per disgrazia di Linus il meteorite non c'è stato, e quindi anzi il meteorite c'era, era in campo ed era Marco Materazzi. Che grande. E quindi no, paura mai. Devo dire lì, anzi, mi sono un po' seccato per certi sguardi un pochino adombrati, magari un po' nevrastenici anche. Sì, forse quello. Non è che siamo condannati per l'eternità ad avere addosso la sfiga, no? Certo, poi la sfiga uno se la chiama, cioè allora, il brutto dell'interismo degli ultimi anni, secondo me, è stato un po' che quasi per elaborare il lutto, no? per sopportare la serie di sconfitte, è nato una specie di snobismo della sconfitta, no? Cioè in fondo perdere è elegante, in fondo vincere è volgare. Non è vero, perché come ben sa Linus, se tutti gli juventini vincono, non è affatto volgare. Piace molto. Non si vince mai abbastanza, guarda. Grazie Michele, un abbraccio e buona giornata. Grazie a voi. Ciao. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.